Partiamo dai complimenti a tutti per essere stati eletti facilitatori regionali del Movimento 5 Stelle. Un grande compito da portare avanti e uno dei più importanti. I cittadini di tutte le regioni italiane finalmente avranno a disposizione un movimento organizzato con ruoli e compiti. Da tutti i territori finalmente potremo dare una risposta a quanti ci chiedono da anni che vorrebbero avvicinarsi al movimento, vorrebbero parlare con il movimento, ma non sanno a chi rivolgersi. Da oggi potrete contare su persone competenti e legittimate e che sapranno fare la cosa più importante per una comunità dei cittadini, ascoltare. Ascoltare e poi agire. Ascoltare i bisogni, le esigenze e poi sapere individuare soluzioni e persone che possano attuarle. Da oggi la nostra organizzazione è definitiva. Dopo i facilitatori tematici e quelli organizzativi del team del futuro, finalmente ogni regione avrà persone che hanno cura dei cittadini con più attenzione, più capacità di ascolto e legittimati a far funzionare meglio il movimento sul territorio. È da lì che nasciamo ed è arrivato il momento di dirci che per stare al governo e dare risposte concrete alle persone serve essere presenti sul territorio in maniera organizzata e strutturata. Ho lavorato per un anno a questo progetto, dalle elezioni in Abruzzo del 2019, che ci hanno scosso non poco per il risultato, e adesso posso dire di aver portato a termine il mio compito. Da oggi inizia per il Movimento 5 Stelle il percorso per gli stati generali del Movimento, i primi della nostra storia, alla cui organizzazione tutti voi parteciperete attivamente. Sarà un momento importantissimo in cui il Movimento traccerà una nuova idea di paese dei prossimi decenni. Lo faremo tutti insieme, perché rispetto a quando siamo nati 10 anni fa, l'Italia è cambiata e lo è anche grazie al Movimento 5 Stelle. Alcune esigenze dei cittadini sono state soddisfatte dalle nostre leggi, altri bisogni della società sono nati negli ultimi anni, altri stanno nascendo in queste ore, in questi giorni. Abbiamo il dovere di porci nuove domande e darci nuove risposte. E non solo sui singoli temi, ma sul modello di società e di mondo che vogliamo.